Signore si sveglia al mattino, va in bagno, guarda in basso e nota che c'è un gioiello tutto blu. Allora, preoccupato, corre subito dal medico, il quale lo visita. Alla fine gli dice: signore, lei c'ha un bel problemino. Oddio, che problemino c'ho, dottor? Vede il gioiello come gli è diventato blu? Sì, quel blu pian piano cammina, quindi bisogna recidere subito uno dei due gioielli di famiglia. Oddio, dottore, ma è terribile. No, signore, non è terribile rispetto a come potrebbe essere terribile il fatto che questo blu possa camminare. Oh, madonna, vabbè, dottore, allora che devo fare? Venga domani mattina che faremo subito l'intervento. Insomma, questo l'indomani va a fare questo intervento e gli toglie un gioiello di famiglia. Allora torna a casa tutto contento per aver preso il problema in tempo. Soltanto che la mattina dopo si sveglia, va in bagno, guarda in basso e nota che pure l'altro gioiello gli è diventato blu. Quindi corre dal dottore: dottore, mi sa che non abbiamo preso la cosa in tempo, pure l'altro gioiello mi è diventato blu. Ma che cosa dobbiamo fare? Che dobbiamo fare, signore? Bisogna recidere subito anche il secondo. Oddio, dottore, ma come faccio? Non si preoccupi, tanto quanti figli ha? Veramente ne ho tre. E allora che gli importa? L'importante è, insomma, che guarisca da questo problemone. Vabbè, dottore, che gli devo dire? Allora, l'indomani questo va dal medico, il quale gli toglie anche il secondo gioiello. Soltanto che la mattina dopo questo si sveglia, va in bagno, guarda in basso e nota che pure l'affare gli è diventato blu. Quindi ricorre un'altra volta dal dottore. Il dottore gli fa: signore, guardi, mi dispiace, però non siamo riusciti proprio a prendere la cosa in tempo. Bisognerà tagliare pure l'affare. Oh mio Dio, dottore, ma che faccio io dopo? E come che fa? Non si preoccupi, ci penso io. Ci sono degli impianti ottimali che sostituiscono perfettamente la parte interessata. E vabbè, dottore, insomma, questo domani va dal medico che gli taglia pure il coso, soltanto che gli monta tutta un'apparecchiatura particolare, tutti i tubicini, insomma, una struttura particolare, serbatoi, tubicini, per poter andare in bagno tranquillamente. Quindi, insomma, questo sta una settimana con questo nuovo impianto e tutto sommato, insomma, la cosa può andare. Soltanto che se sveglia una mattina, guarda in basso mentre sta andando in bagno e nota che pure i tubicini sono diventati blu. Allora corre di nuovo dal medico: dottore, è successa una cosa che sa dell'incredibile. Che gli è successo, signore? Anche i tubicini, il suo impianto mi è diventato tutto blu. Oh mio Dio, ma come è possibile? Ma questa cosa è veramente molto strana. Senta, ma mi faccia capire una cosa, ma lei che tipo di intimo indossa? Beh, dottore, che intimo indosso? Ecco, eccole qua le mie mutande. Insomma, il dottore dà un'occhiata alle mutande del paziente e gli fa: oh, porca miseria, signore, finalmente ho scoperto qual è il problema. Qual è il problema, dottore? E niente, gli scolorivano le mutande.